Si dimostra un papa semplice, papa Bergoglio, anche nei suoi acquisti. Che cosa le è sembrato? È qualcosa che è al di fuori dalle regole italiane, al di fuori dell'apparire. Una persona che sicuramente dovrebbe essere da esempio, ma che di esempio come seguito ne ha poco, penso. È stato un bene allora aver scelto questo papa? Ma io credo decisamente sì, sta dimostrando tanto. Bisogna seguirlo però. È l'esempio come un uomo umile, semplice. Credo che non si sia mai visto un papa umile come questo. Penso che lui è veramente portatore del messaggio che dovremmo ricevere tutti, che l'umiltà è dare l'esempio, è la prima cosa. Finalmente non un papa re, sì, sicuramente è uno che sta riportando la Chiesa alla sua vera missione. Sì, beh, come persona sicuramente è molto umile. Ed è che sembra una cosa giusta che pare che abbia comprato un paio di occhiali per una dimostrazione per tutti quanti, tutti i padri. Papa Bergoglio si dimostra un uomo umile anche negli acquisti, insomma è stato visto prendersi un paio di occhiali tranquillamente. Beh, uno bravo, per certi versi lui è un rivoluzionario, per certi altri versi è molto conservatore, ma deve muoversi con i piedi di piombo perché purtroppo la struttura ecclesiastica è molto conservatrice e occupata a difendere i propri territori. Tanti dicono che è da esempio, insomma, per la Chiesa che deve cambiare anche un po'. La Chiesa sarebbe dovuta cambiare secoli fa, non ci dovrebbe essere neanche come struttura. Non penso che Gesù Cristo prevedesse una struttura come quella che è diventata, con i soldi, le banche, eccetera, eccetera. È una struttura di potere, non è una struttura di tipo religioso. Quindi hanno fatto bene a scegliere questo nuovo Papa, secondo lei? Io non sono credente, non solo non sono praticante, ma nemmeno credente, ma questo è un grande, mi piace moltissimo.